Un saluto a tutti voi dall'ingegner Francesco Pugi e dalla Edes Software. In questo video vi mostrerò l'intervento che ho tenuto presso il recente convegno del 24 maggio, che è stato tenuto ad Amandola, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo, Ricostruire come e quando, dedicato a come i progettisti dovranno affrontare la realtà appunto del sisma recentemente avvenuto con le varie problematiche connesse alla progettazione degli interventi. Dunque, per un qualsiasi intervento di consolidamento, sia di riparazione o ricostruzione, ma anche preventivo nel caso di edificio non danneggiato, il percorso progettuale si articola in tre fasi che si intersecano tra loro. La realtà si distingue in attuale e di progetto. La realtà attuale è la fase iniziale del percorso progettuale, è lo stato di fatto dell'edificio. Se danneggiato dal terremoto, si tratta della costruzione reale con le fessurazioni, i cedimenti e gli eventuali crolli manifestati. La realtà di progetto è poi la fase finale del percorso progettuale, cioè il progetto di consolidamento a cui giungeremo dopo aver analizzato l'edificio e messo a punto le tecniche idonee di intervento. Il modello è invece lo schema architettonico e poi strutturale dell'edificio a cui viene associato chiaramente un modello fisico-matematico per descrivere il comportamento della struttura. Questa fase quindi è quella proprio tipica dell'analisi strutturale che viene fatta poi su un modello globale oppure su porzioni dell'edificio. La fase di interpretazione dei risultati è invece la fase che permette di valutare correttamente i risultati dell'analisi dello stato attuale per definire gli interventi e dello stato di progetto per asseverare che questi interventi hanno posto in sicurezza come desiderato l'edificio. Dunque, queste sono proprio le fasi sequenziali del progetto strutturale. Si partirà da un rilievo dello stato attuale, che è la realtà appunto del nostro edificio, e si entrerà nella fase di modellazione e di interpretazione dei risultati. Una fase, come vedete, iterativa perché chiaramente il modello viene creato, poi viene sottoposto ad un'analisi, ad un controllo, diciamo, di correttezza, quindi vengono eseguite le analisi e si valuta se il campo appunto delle fessurazioni, il quadro dei danni rilevati dall'analisi è coerente o meno, comparabile perlomeno con quello rilevato nella realtà. Finché questa corrispondenza non risulta attendibile o è solo parziale, occorre lavorare sul modello per affinarlo. Dopodiché, su questo modello messo a punto, si può costruire uno stato di progetto studiando gli interventi, infine verificando appunto la capacità raggiunta. Alla fine di questo percorso, il percorso progettuale dell'ingegnere o del tecnico progettista, è quello appunto nel riquadro in grigio. Ecco, si giunge alla realtà di progetto, che sarà il progetto esecutivo, quello che dovrà essere proprio realizzato nel nostro edificio. Ecco, il sisma del centro Italia ha investito alcune zone che erano già state interessate dal terremoto del 97. Noi come Edes Software abbiamo seguito con grande attenzione la ricostruzione e gli interventi che sono stati eseguiti appunto dopo gli eventi del 97 in un quadro normativo e applicativo piuttosto diverso da quello attuale. Sostanzialmente avevamo delle norme che facevano capo ad alcuni decreti entrati in vigore nel corso degli anni 80 e poi 90, e tra quali erano incluse le norme che regolavano l'applicazione dei metodi BOR per le murature, e poi la legge 6198 che fu emanata in seguito agli eventi sismici. Il nostro PCM da allora proponeva una serie di metodi, fra cui il metodo BOR, il BORFlex, i solai deformabili e le verifiche a ribaltamento, che furono ben codificate dalla opera Criteri di calcolo per la progettazione degli interventi, che fu messa a punto a suo tempo e che guidò i progettisti nella corretta redazione appunto dei progetti strutturali. Ad oggi invece ci muoviamo in un quadro normativo molto cambiato, a partire dall'ordinanza del 2003, tutte le vicende normative sono note ai tecnici del settore.
fino ad avere attualmente le norme in vigore che sono le NFC 2008, in corso però di aggiornamento. Ecco, su questo desidero fare una breve puntualizzazione. Sarebbe bene che questo aggiornamento normativo fosse emanato subito, oppure si ripensasse con molta attenzione al fatto che se interverrà durante la fase in cui i progetti di ricostruzione saranno già stati iniziati, potrebbe creare delle problematiche aggiuntive, perché creerebbe un confronto fra modelli analizzati prima e dopo, che potrebbero in certi aspetti non essere comparabili, in quanto a quello che ci risulta, l'aggiornamento del decreto 2008 comporterà una serie di modifiche, per esempio alcune riguardanti anche i valori delle resistenze delle murature, che in qualche modo cambieranno i risultati. Quindi speriamo, ci auguriamo tutti che questa gestione dell'aggiornamento normativo avvenga nel modo più oculato possibile. Oltre alle norme tecniche di riferimento, vi sono diverse norme collegate, quali le direttive per i beni monumentali, le varie istruzioni e linee guida del CNR e la recentemente intervenuta classificazione sismica, sotto forma del decreto 65, il Sisma Bonus, e poi seguita dalle ordinanze per la ricostruzione che si susseguono via via da quando sono avvenuti gli eventi, e alcune di queste hanno dei contenuti tipicamente tecnici. Dunque, faremo riferimento appunto a queste ordinanze, essenzialmente sono l'ordinanza 19 e la 20 dell'aprile appunto 2017, da cui riprendiamo alcuni riferimenti fondamentali. Anzitutto la definizione di edificio. Sembra una banalità, però individuare in modo sicuro o in modo relativamente certo l'unità strutturale che ha un comportamento d'insieme indipendente, autonomo dalle unità adiacenti, è un passaggio fondamentale perché permette di capire qual è appunto il solido reale a cui noi dobbiamo rivolgere l'attenzione per creare un modello e studiare sia lo stato attuale che poi il successivo progetto. Appunto, come ci dicono queste norme, l'unità strutturale è caratterizzata da una continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da aggiunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali per esempio fabbricati o costruiti in epoche diverse o con materiali diversi, con solai posti a quota diversa o aderenti solo in minima parte. Quindi noi dobbiamo dall'insieme dei nostri aggregati strutturali estrarre l'unità che deve essere oggetto di intervento. A volte potrebbe essere un'unità che non coincide con la proprietà di un immobile, ma coinvolge più proprietari in quanto le strutture possono essere variamente interconnesse tra loro, anche in seguito alle modalità con cui sono state costruite. Sempre proseguendo nell'illustrazione dei contenuti di queste ordinanze, vi è poi una classificazione dei danni. Essenzialmente i danni sono categorizzati in danno lieve, oppure compreso fra lieve e grave, fra grave e gravissimo, maggiore di gravissimo. Ecco, sono quattro categorie in cui rientra il danno dell'edificio che stiamo considerando. Possiamo fare un certo parallelo con gli stati limite. Voi vedete qui una tipica curva non lineare che rappresenta l'andamento del taglio alla base rispetto allo spostamento di un punto in copertura. In pratica serve per rappresentare come nella progressiva sollecitazione della struttura che subisce poi delle fessurazioni e quindi vede la curva appiattirsi fino a poi avere delle cadute terminali. In questo appunto andamento non lineare del comportamento strutturale abbiamo una prima fase dove si verificano danni lievi, seguiti da problemi seri alle strutture che tuttavia consentono ancora il salvataggio delle vite, quindi lo stato limite cosiddetto di salvaguardia della vita, fino poi a stati di collasso dove si verificano crolli. Ora, chiaramente si tratta di un andamento concettuale e teorico, perché poi in realtà vi può essere una fragilità, soprattutto nel campo dei meccanismi di collasso, che fa sì che si possa passare ad un crollo anche in maniera piuttosto immediata rispetto a una situazione non sollecitata inizialmente. Comunque, idealmente vi è una classificazione del danno che va da una situazione lieve, cioè da un quadro fessurativo minimo, in realtà legato appunto a piccole deformazioni, fino a un danno molto grave con crolli. Crolli che purtroppo in alcune zone si sono manifestati in maniera decisamente rovinosa.
Ecco, secondo la normativa attualmente vigente, la verifica consiste in un confronto fra capacità e domanda. La capacità è lo spostamento che l'edificio è in grado di sostenere. Essenzialmente noi facciamo riferimento con le verifiche attuali ad un punto di controllo posto in genere nella sommità dell'edificio stesso. E la domanda è invece quanto quell'edificio deve spostarsi secondo le richieste di normativa, anche se in un caso come quello degli edifici danneggiati dal terremoto sarebbe più giusto dire quanto doveva spostarsi a seguito dell'evento che realmente si è verificato, che come alcune analisi hanno mostrato in certi casi aveva delle energie ben superiori a quelle previste appunto dalla norma. Comunque, sostanzialmente vi è un confronto fra ciò che è richiesto all'edificio e ciò che l'edificio invece è in grado di dare. Questa capacità, appunto ciò che l'edificio è in grado di dare, è il frutto del calcolo e dell'analisi strutturale sul modello. Qui vediamo un tipico risultato delle analisi pushover, ma in tutta la nostra illustrazione vedremo l'importanza dei cinematismi e dei meccanismi di collasso che, come da tempo noi in EDES cerchiamo di portare avanti, anche proprio come diffusione delle conoscenze e di quanto anche noi poi abbiamo modo di vedere applicando i software, che i meccanismi di collasso sono sicuramente predominanti nel comportamento più rovinoso di questo tipo di edifici. Una volta cautelati nei confronti dei cinematismi, possiamo considerare anche le analisi globali, che sono analisi per resistenza, quali la pushover, ma vanno confinate nel ruolo che hanno, cioè analisi successive al controllo di stabilità delle singole porzioni. Ecco, questo più in dettaglio ancora è un confronto fra capacità e domanda, dove si vedono appunto ingrandite le caratteristiche di cui prima parlavo, e abbiamo appunto in questo caso una capacità inferiore rispetto a quella domanda, con un coefficiente di sicurezza che è in questa tabella indicato come indicatore di rischio in termini di accelerazione al suolo, che è pari a 0,642, cioè il 64%. Ecco, il coefficiente di sicurezza può essere espresso in vario modo, potrebbe anche essere espresso come un rapporto di spostamenti fra domanda e capacità. Generalmente viene fatto però riferimento al rapporto fra l'accelerazione al suolo sostenibile e la domanda di accelerazione. Appunto, dire che il coefficiente di sicurezza è pari al 64% significa che il nostro edificio può sostenere soltanto il 64% dell'accelerazione prevista dalla normativa. Ecco, si continua poi l'illustrazione delle ordinanze con le carenze costruttive. Allora, le carenze costruttive dello stato attuale possono avere tutta una serie di peculiarità e qui ne vediamo alcune tra le principali. La scarsa qualità costruttiva, l'elevato degrado danneggiamento, spinte orizzontali non contrastate, pannelli murari male ammorsati tra loro oppure a doppia cortina con camera d'aria, orizzontamenti male ammorsati, assenza totale o parziale di cordoli di collegamento direttamente eseguiti, oppure anche direi correttamente eseguiti, perché potrebbero esserci cordoli ma non essere stati eseguiti in modo corretto, per esempio cordoli in breccia. Aperture di elevate dimensioni intervallate da maschi di ridotte dimensioni, quindi murature caratterizzate da grandi aperture con pochi elementi pieni di scarse dimensioni, presenza di nicchie interne che riducono l'area resistente della muratura, le nicchie sono particolarmente insidiose perché spesso difficili da rilevare. Pareti di elevate dimensioni, di larghezza e altezza non controventate a sufficienza, queste sono tipiche per esempio degli edifici scolastici, dove al piano terra possiamo trovare anche un soffitto molto elevato, una quota molto elevata, per cui le pareti snelle si presentano appunto molto alte. E poi elevate irregolarità in pianta o in altezza. Tutte queste carenze, perlomeno ovviamente quelle presenti, devono essere rappresentabili il più fedelmente possibile nel modello. Perché se noi costruiamo un modello dove non diamo attenzione all'effettiva rappresentazione dello stato reale dell'edificio, costruiremo qualcosa che avrà un valore puramente ideale e non realistico. Ecco, dunque, per parlare delle
peculiarità negative per gli edifici, e l'elenco che abbiamo fatto, ritorniamo un attimo a questo elenco, è anche quello presente nel decreto del sisma bonus, perché le questioni sono tutte simili ovviamente quando si parla di carenze originarie. Ecco, si parte dalla scarsa qualità costruttiva. Immagini di questo tipo hanno caratterizzato molti edifici investiti dal sisma che purtroppo hanno visto dei crolli rovinosi. Siamo di fronte a un comportamento davvero sconcertante della muratura che produce dei crolli così diffusi a partire da una situazione strutturale di resistenza minima, proprio perché questo aggregato di pietre e di malta, sostanzialmente disconnesso al suo interno, di fronte a uno scuotimento piuttosto importante come quello appunto del sisma recentemente avvenuto, produce dei crolli, che riducono sostanzialmente porzioni di struttura da masse di macerie. Ecco, diciamo che è impossibile un modello di calcolo attendibile, però intendiamoci sulle parole. Ora, non è che bisogna creare uno scoraggiamento per cui di fronte a un caso di questo tipo siamo soltanto a visionare un crollo senza poterne trovare il motivo. In realtà noi potremmo, attraverso sistemi che qualificano la muratura, cioè degli indicatori di qualità muraria, capire anche da un edificio che non è stato investito dal sisma oppure da questo stesso prima dell'evento, che un'eventuale azione orizzontale di origine sismica sarebbe particolarmente pericolosa. A questo fine sono nati appunto gli indicatori di qualità muraria, che in realtà non soltanto a questo fine, al fine più in generale di descrivere appunto correttamente le caratteristiche, i parametri meccanici che identificano il comportamento di una muratura piuttosto che un'altra. Una ricerca molto importante è stata condotta in questi anni dal gruppo del professor Borri e dall'ingegner De Maria, che hanno anche pubblicato vari articoli e vari contributi nel settore, in particolare un lavoro che si intitola Indice di qualità muraria EQM applicazione nell'ambito dell'NTC 2008, dove viene illustrata la procedura. La procedura sostanzialmente si riassume in questo fatto che attraverso la caratterizzazione di alcuni parametri fondamentali ed il punteggio che a loro corrisponde viene definito un indice di qualità della muratura del particolare edificio. Come ora vedremo più avanti, questo indice di qualità è coerente con i valori di normativa e quindi permette di inserire nel progetto valori attendibili e non direttamente quelli ripresi dalle tabelle che si riferiscono a alcuni casi particolari, ma non possono certo essere esaurienti nei confronti della realtà di tutti gli edifici. Permettono appunto a questi indici di qualità di descrivere correttamente la nostra muratura e di mantenersi nello stesso tempo del tutto coerenti con le norme. Vediamo che i parametri richiesti riguardano l'orizzontalità dei filari, la presenza dei diatomi, cioè degli elementi trasversali che collegano la muratura nello spessore, la forma degli elementi resistenti, lo sfalsamento dei giunti verticali, la dimensione degli elementi resistenti, la qualità della malta e l'efficace contratto fra gli elementi e la resistenza degli elementi stessi. Questi punteggi si differenziano a seconda che si tratti di parametri non rispettati, parzialmente rispettati oppure rispettati. Più si va verso il rispettato, più aumenta il punteggio attribuito. Ecco, queste sono alcune schede di valutazione della qualità muraria che in questo caso definiscono pareti di scarsa prestazione, che quindi ottengono da questa analisi resistenze piuttosto basse. Si vede ad esempio in questo caso una muratura di pietra di dimensioni minute, mista a ciottoli naturali o spaccati e pietrame, che arriva a una tau zero, cioè una resistenza a taglio di 1,9 newton a centimetro quadrato, che è una resistenza piuttosto bassa. Evidentemente, se noi riusciamo a qualificare i parametri identificativi meccanici del nostro edificio attraverso una procedura di questo tipo, magari unita anche a delle prove sperimentali, ma già in grado di tener conto della reale situazione, otterremo dei parametri meccanici che inseriti in un modello ci mostreranno la scarsissima magari capacità di questo edificio di poter sostenere eventi sismici. Quindi più
Che parlare di impossibilità di modelli, direi che è più giusto parlare di impossibilità di utilizzo di valori non appropriati dei parametri meccanici. Se noi usiamo valori attendibili, un modello che può rappresentare appunto il comportamento dell'edificio evidenzierà la sua incapacità di poter incassare eventi di un certo rilievo. Queste sono altre due schede, stavolta fatte su murature di qualità migliore, che portano a dei risultati più elevati, quindi permettono in questo caso di riconoscere la buona fattura della stessa muratura, la buona organizzazione per esempio degli elementi che la costituiscono e quindi condurre a valori appunto più elevati e quindi a verifiche maggiormente soddisfatte. Ecco, in questa curva sono stati riportati i valori degli indici di qualità e della tau 0 corrispondente, l'indice di qualità è calcolato secondo la formula vista prima, che si possono ricavare per le murature di normativa e per tutte quelle da esse desumibili attraverso l'applicazione dei vari coefficienti che ne amplificano e ne cambiano il comportamento, per esempio nel caso di presenza di diatoni, di interventi con l'iniezione in tono carmatico, eccetera, eccetera. Ecco. Tutti questi valori desunti dalla normativa vengono poi interpolati da un esponenziale ed entrando poi nelle ascisse con l'IQM della muratura specifica per l'edificio che noi stiamo considerando, possiamo ottenere il valore di tau 0 che useremo nel progetto. Questo è il diagramma di tau 0, poi ve ne sono altri per il modulo d'elasticità oppure per la resistenza a compressione e inoltre vi è anche una distinzione di comportamento nel piano, fuori piano o per carichi verticali. Ecco, questi indicatori di qualità muraria sono un passaggio molto importante nella definizione delle corrette caratteristiche del materiale. Utilizzando quindi la metodologia dell'indicatore di qualità muraria è possibile ottenere i valori dei parametri meccanici e delle resistenze, quindi da utilizzare nel nostro progetto. In PCM questi vengono poi inseriti nella finestra materiali che determina appunto il quadro dove si specificano le grandezze caratteristiche della muratura. Ecco, andando avanti con le carenze costruttive, troviamo l'elevato degrado danneggiamento. In realtà il degrado danneggiamento ha una sua rappresentazione attraverso una modifica appunto dei parametri meccanici di riferimento. Qui si è aperta una finestra sulla questione delle rigidezze fessurate che spesso vengono interpretate come rigidezze competenti appunto a un grado di fessurazione già presente staticamente nella struttura, ad esempio, per cui spesso le analisi pushover vengono condotte con questa rigidezza fessurata al 50% fin dalla fase iniziale. In realtà noi abbiamo implementato recentemente nel 2017 appunto il comportamento trilineare del pannello murario, dove si evidenzia il fatto che la rigidezza fessurata semplicemente compete alla parte parzializzata del diagramma, cioè quando la sezione che inizialmente si trovava tutta compressa sotto il carico verticale, subendo una sollecitazione dovuta all'azione orizzontale crescente, via via arriva a parzializzarsi, quindi la zona reagente compressa diventa minore dell'intera sezione e a questa parzializzazione corrisponde una diminuzione di rigidezza, frequentemente appunto rappresentata con una metà della rigidezza elastica. E quindi non è questo il parametro con cui descrivere una muratura in condizioni fessurate che verrà poi appunto sottoposta all'azione sismica. Ed è importante chiarire questo aspetto per capire appunto come gestire correttamente queste grandezze. Altra carenza costruttiva riguarda le spinte orizzontali, per esempio in questo caso una copertura che esercitava una certa spinta su questo paramento esterno, ne ha prodotto il rovesciamento a causa appunto dell'azione sismica, perché proprio la spinta orizzontale statica non contrastata è andata a sommarsi a quella di origine sismica. E quindi il risultato è appunto un ribaltamento della parete, che in PCM noi possiamo studiare attraverso un meccanismo di ribaltamento, in questo caso appunto molto simile a quello della figura precedente, che si innesca tra due aperture e che determina un certo coefficiente di sicurezza in questa situazione, in questo esempio è pari al 15% e quindi piuttosto basso, è il rapporto sempre fra la capacità in termini di PGA e la domanda per questo particolare cinematismo. Quindi,
Nell'ambito di questi cinematismi possiamo studiare l'effetto di queste carenze. Ora, notiamo che il solaio a falda genera una spinta che viene automaticamente considerata in questo cinematismo, se non è contrastata da catene o da azioni orizzontali, appunto stabilizzanti, determina più facilmente il rovesciamento della parete, della porzione via di parete. Ecco, un'altra carenza costruttiva è legata al caso dei pannelli murari a doppia cortina. Ecco, i pannelli murari a doppia cortina sostanzialmente vedono appunto una tessitura duplice che talvolta è celata dall'apparenza esterna anche di muratura piuttosto regolare. Quindi bisogna sempre avere molta attenzione a come il muro è realizzato anche internamente, perché talvolta ci troviamo proprio davanti a un paramento murario regolare sull'esterno che nasconde magari invece una muratura più caotica all'interno. Ecco, sotto l'azione sismica si può quindi verificare un comportamento in parallelo dei due paramenti che costituiscono il muro, il quale quindi non reagisce più come un corpo unico sotto l'azione orizzontale, ma come due pannelli indipendenti che ruotano ognuno intorno alla propria cerniera di base. Ecco, con PCM è possibile distinguere due casi. Il caso in cui il paramento interno fornisce contributi esclusivamente al momento ribaltante, cioè è come una massa aggiuntiva che grava su quello esterno. Nella proprietà dei corpi corrispondenti al paramento interno si devono considerare solo effetti sismici. Nel secondo caso invece si considera anche il contributo fornito dal paramento interno al momento stabilizzante. Ovviamente però bisogna computare il braccio rispetto alla propria cerniera. E in questo caso, nella proprietà del paramento, si indicherà effetti statici e sismici. Quindi PCM dà questa possibilità di controllare anche la modalità con cui i due paramenti nel muro a doppia cortina interagiscono tra loro. Sempre nel campo delle carenze abbiamo gli orizzontamenti male ammorsati alle pareti. Ecco, questi casi sono casi di evidente insufficienza della struttura allo stato attuale, devono essere assolutamente oggetto di intervento, in quanto non si può accettare che un elemento orizzontale si sfili dalla propria sede e quindi possa provocare il crollo di parte degli orizzontamenti. Quindi questo fa parte di interventi obbligatori che in realtà non dovrebbero nemmeno in fondo essere sottoposti ad un calcolo se non alla verifica delle connessioni appunto da realizzare. Cioè voglio dire, non si può appunto pensare ad un modello dove l'orizzontamento possa cedere. L'orizzontamento comunque deve essere ben ammorsato alle pareti portanti. I valori delle azioni di scorrimento determinate dalle forze orizzontali con cui i collegamenti, le connessioni tra orizzontamenti e pareti portanti possono essere progettati vengono forniti da PCM attraverso delle grandezze, sono queste tagli relativi appunto alle connessioni, che la versione 2017 fornisce per ogni singola maglia di solaio e per ogni passo dell'analisi pushover. Quindi, per esempio, considerando il punto di funzionamento, cioè il punto che sia in corrispondenza della domanda, oppure il punto allo stato limite ultimo, possiamo ricavare dei valori che devono essere verificati per quanto riguarda appunto lo scorrimento delle connessioni. Allora, dunque, nel campo di queste ordinanze possiamo arrivare alla definizione di un livello operativo. Dunque, gli stati di danno 1, 2, 3 e 4 competono a vari livelli riguardanti i danni che avevamo visto prima, cioè danni lievi, grave o gravissimo. In particolare, lo stato di danno 1 è un danno inferiore o uguale al danno lieve. Lo stato di danno 2 è un danno superiore al danno lieve e inferiore al grave. Il 3 è superiore al danno grave, inferiore al gravissimo e il 4 è un danno superiore al gravissimo. Dall'analisi delle carenze che abbiamo illustrato in precedenza deriva in modo diretto il grado di vulnerabilità, quindi una vulnerabilità bassa, significativa o alta. Incrociando in questa matrice la vulnerabilità con lo stato di danno si ottiene il livello operativo, che può essere di tipo L1, L2, L3 o L4. Ecco dunque, oltre a L0 ovviamente, ecco, i livelli operativi
quindi permettono di definire l'intervento. Più esattamente, L4 riguarda il caso di demolizione, ricostruzione o adeguamento sismico. Ecco. Questi riguardano quindi ricostruzioni di edifici crollati o, nei casi di effettiva necessità, nella demolizione completa e nella ricostruzione di quelli parzialmente crollati o interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture. Oppure riguardano anche l'adeguamento sismico ai sensi delle norme tecniche. Il miglioramento sono invece gli interventi che riguardano edifici appartenenti alla classe d'uso 2, classificati con livello operativo L1, L2, L3, e sono finalizzati a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche compresa entro i valori minimi e massimi del 70, del 60 e dell'80% di quelli previsti per le nuove costruzioni. Quindi il 60% è un limite noto anche da procedure di ristrutturazione sismica per eventi precedenti degli anni scorsi e rappresenta appunto la soglia di qualifica del miglioramento a cui dobbiamo tendere. Il limite superiore dell'80% va compreso nel fatto di non eccedere in interventi che debbono essere soggetti ovviamente anche ad un incentivo economico, ad un supporto appunto di tipo economico. Per quanto riguarda il livello operativo L0 è rafforzamento locale e in questo caso direi che le ordinanze appunto hanno specificato che oltre agli interventi di riparazione e rafforzamento locale necessari per il ripristino dell'agibilità sono ammessi anche gli interventi al contributo, anche gli interventi che producono una riduzione della vulnerabilità dell'intero edificio. Alcune ipotesi che vengono indicate nel testo dell'ordinanza, fra cui presenza di spinte non contrastate in copertura, appoggi sufficienti per elementi di solaio, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po' il quadro degli interventi di fronte agli edifici danneggiati. Ecco, quindi la procedura progettuale a tutti gli effetti quale diventa? Uno studio dell'edificio pre-evento, cioè l'edificio in situazione originaria. Dobbiamo definire un modello corretto affinché poi possa essere corretto anche il progetto di consolidamento. Quindi una maniera di fronte a un edificio danneggiato per verificare che il modello sia corretto è trovare un quadro fessurativo comparabile con quello del danneggiamento reale. Il confronto fra la realtà e il modello ci dice appunto se stiamo schematizzando in maniera corretta il nostro edificio. Nella fase 2 abbiamo poi l'elaborazione dello stato di progetto con vari livelli di capacità che deve essere raggiunta, nel caso di adeguamento il 100% rispetto ai nuovi edifici, nel miglioramento abbiamo da raggiungere una quota del 60% con quel limite superiore dell'80% di cui prima dicevo, mentre il rafforzamento locale consiste sostanzialmente in una valutazione relativa senza riferimento a un valore assoluto da raggiungere. Questo è uno schema di analisi strutturale tratto da un lavoro dell'ingegner De Maria presentato a un recente ciclo di convegni che è molto interessante perché può essere chiarificatore della situazione strutturale proprio dell'edificio, del corrispondente comportamento sismico e di quella è l'analisi più adatta, nonché l'intervento prioritario. Leggiamolo quindi un attimo perché riveste particolare interesse. Quindi, in caso di murature di scarsa qualità, il comportamento sismico è di tipo puntuale, cioè abbiamo una disgregazione che consiste proprio in quel crollo di muratura piuttosto caotica che rovina appunto in queste pietre che si accumulano al suolo. Ecco, l'analisi più adatta in questo caso è la valutazione della qualità muraria. La qualità muraria è proprio la definizione minima della possibilità di intervenire strutturalmente sull'edificio. L'intervento prioritario è migliorare la qualità della muratura e la sua coesione interna. Chiaramente vi saranno delle situazioni in cui ciò non è possibile, però è questo il primo livello di approccio nel caso di edifici appunto che abbiano queste scarse caratteristiche costruttive. Nel caso invece di muratura di sufficiente qualità, in cui però vi sia l'assenza di collegamenti diffusi sulla costruzione, il comportamento sismico manifesta evidenti cinematismi. Ecco, l'analisi più adatta è proprio quella per meccanismi di collasso e devono essere a livello di intervento poi inseriti tutti quei presidi che determineranno il collegamento tra le strutture e quindi impediranno di fatto la formazione di questi cinematismi.
L'ultima fase è quella in cui si passa alla muratura che abbia una qualità sufficiente e che abbia collegamenti diffusi sull'intera costruzione. Si entra nell'ambito delle analisi per resistenza. Una grossa differenziazione riguarda il caso degli impalcati deformabili dagli impalcati rigidi. Il comportamento sismico quindi viene analizzato attraverso modelli globali o a volte anche bidimensionali su paramenti, per esempio laddove gli impalcati siano tutti deformabili. Bisogna stare attenti perché anche se vi è un solo livello rigido, non si può ovviamente scindere la struttura e i paramenti piani perché vi è comunque un'interazione spaziale fra le strutture. Spesso si usano comunque modelli 3D dove gli elementi sono opportunamente collegati tra loro, in quanto non è soltanto la deformabilità dell'impalcato, ma è anche la connessione verticale tra i paramenti che determina la scatolarità dell'edificio. E gli interventi in generale saranno quelli di appunto prevedere un miglioramento della resistenza e della duttilità, cioè della capacità deformativa delle strutture portanti. Penso sia interessante a questo punto fare una nota su alcune delle opzioni del software utilizzato particolarmente significative. In PCM puntiamo molto sul far osservare la possibilità di utilizzare le fasi costruttive. L'analisi per fasi costruttive infatti diversifica lo schema strutturale in base al tipo di azioni, cioè il telaio elastico a tutti gli effetti entra in forza solo quando la costruzione è ultimata. E adesso viene assegnata la distribuzione di tensioni dovute ai carichi verticali. Cosa significa appunto questo fatto? Che mentre noi costruiamo l'edificio, questo si assesta sotto l'azione del peso proprio. Pertanto, pensare ad un modello di tipo elastico, come quello ad esempio del telaio equivalente, ma il discorso non sarebbe diverso neppure per altri tipi di modellazione, a cui noi andiamo ad applicare tutti i carichi, pesi propri inclusi. E noi sappiamo che nelle murature i pesi propri rivestono un ruolo fondamentale, è sicuramente un'opzione che non è molto corrispondente alla realtà, perché in realtà noi abbiamo un edificio che si è assestato e quindi è in uno stato deformato sotto l'azione del peso proprio e solo alla fine, solo a questo punto, entrano in azione le risposte, diciamo elastiche e anche non lineari poi nel seguito, sotto i carichi orizzontali o i carichi di esercizio, cioè quelli che intervengono a struttura ultimata. Questa modalità costruttiva è particolarmente importante perché permette appunto di eliminare una serie di sollecitazioni che per esempio nel telaio equivalente corrispondono a tagli e momenti parassiti, cioè di origine statica che dipendono dal modello ma non sono realmente caratteristici della sollecitazione strutturale. Tra l'altro, la tecnica per fasi costruttive permette anche un'analisi per epoche costruttive, quando uno stesso edificio vede delle parti costruite in modo diverso. È quindi possibile distinguere diverse fasi che permettono appunto di definire un modello più appropriato e quindi di giungere a sollecitazioni anche poi sotto azioni orizzontali più attendibili. In questo caso abbiamo la parte in blu che è l'edificio originario del 1918, a cui poi è seguito un ampliamento che ha determinato la geometria in arancio nell'anno 1966. Ecco, nel modello 0A avremo la fase 0 della struttura originaria, cioè la costruzione dell'edificio con i relativi carichi permanenti di tipo G1 e G2. Ci sarà poi il modello 0B che è la fase 0 della struttura successiva, che è contemporanea al telaio in fase 1 della struttura originaria non sottoposto a carichi. Cioè la struttura originaria viene considerata con uno schema corrispondente alla fase 1, in quanto si desidera in ogni caso che le sollecitazioni dovute ai carichi verticali non comportino tagli e flessione nelle fasce. Nel modello 1 abbiamo la fase 1 della struttura completa con i relativi carichi verticali di tipo Q e il modello 2 riguarda invece la fase 2 con le azioni orizzontali. In realtà potrete leggere molti approfondimenti nella manualistica di PCM, ma è importante osservare che questa considerazione delle fasi costruttive è particolarmente utile per gli edifici in muratura, dove il peso proprio riveste un ruolo fondamentale.
Un aspetto molto importante nello studio dei modelli utilizzati per l'analisi strutturale riguarda il controllo di correttezza. Il controllo di correttezza si effettua in PCM attraverso funzioni di check-up. Si consiglia sempre nelle sessioni iniziali di definizione di un modello di eseguire poche semplici analisi. Per esempio, non so, soltanto nel caso della pushover, solo un'analisi X con una distribuzione, oppure fare comunque alcune indagini sull'analisi modale per vedere se la deformazione è quella attesa. Attraverso queste semplici indagini si irrobustisce la garanzia che il modello sia corrispondente alla situazione reale. Torniamo al comportamento puntuale, è una diapositiva che abbiamo già visto. Abbiamo già detto appunto che nel caso di muratura di scarsa qualità vi è una disgregazione e questo è in effetti il risultato che può aversi dietro una sollecitazione sismica importante. Passiamo ai meccanismi di collasso caratterizzati invece dal comportamento locale. Ora, come vediamo, il comportamento locale in pratica vede delle crisi per cinematismo dei macroelementi in cui viene suddiviso il solido murario. In questo caso abbiamo il rovesciamento di una parte della parete superiore di questo edificio. I ribaltamenti possono essere di tipo semplice o composto, in quanto possono coinvolgere dei cunei di pareti ortogonali retrostante la parte ribaltante, oppure possono essere di cantonali, ma la geometria, come si vede, è anche piuttosto complessa perché riguarda la reale disposizione delle aperture. Quindi è molto importante che nel modello di calcolo possiamo rappresentare uno schema tridimensionale il più possibile aderente alla geometria dell'edificio stesso, alla sua organizzazione strutturale effettiva. Ecco, questo è un esempio di ribaltamento semplice con PCM, anche qui poi potete fare gli approfondimenti che desiderate attraverso la consultazione dei documenti reperibili con l'installazione di PCM. E un aspetto abbastanza importante per la validità del modello è anche quello dell'arretramento della cerniera, cioè deve essere possibile inserire anche una resistenza a compressione non infinita, considerando una cerniera che può arretrare, quindi far diminuire il braccio stabilizzante dei pesi e sostanzialmente peggiorare il risultato dal punto di vista del moltiplicatore di collasso. Questo è un caso di ribaltamento composto con PCM. Già si vede appunto che si sono effettuati dei tagli nei solidi murari ed è questa la potenzialità principale del software PCM, cioè il fatto di poter avere un modello tridimensionale decisamente corrispondente alla realtà, dove sia possibile però effettuare tagli su superfici di vario tipo, come vedremo anche in alcune diapositive successive, per poter individuare il corpo che si pensa subisca un distacco. E questi tagli ovviamente seguono i quadri fessurativi evidenti o presunti che caratterizzano appunto il particolare edificio. Questo è il caso di un ribaltamento di un cantonale, dove un'apertura molto vicina all'incrocio murario ha facilitato l'insorgere di questa lesione di separazione. Il cantonale di attacco è fatto piuttosto bene, quindi la lesione si è spostata leggermente verso l'interno. Questo è un ribaltamento di cantonale con PCM, vi è quindi un ribaltamento semplice attraverso un punto che è dato dall'intersezione di quest'asse di rotazione con la superficie esterna del prospetto. Il meccanismo di flessione verticale può avvenire invece in una serie di altre circostanti, circostanze, tipicamente ad esempio il caso in cui i solai spingono senza essere contrastati, quindi si tratta o di paramenti esterni, oppure per esempio all'interno riguardano anche divisori fra orizzontamenti a quote diverse, tipico degli aggregati dove gli edifici appunto hanno dei solai sfalsati tra le quote di destra e di sinistra di una parete appunto che divide due edifici. Questi sono i meccanismi per flessione verticale, si manifestano frequentemente quando la sommità, per esempio, dotata di strutture in grado di collegare la sommità del muro appunto alle coperture o agli orizzontamenti, è ben funzionante e quindi impedisce il ribaltamento verso l'esterno di tutto il pannello. Si forma questa cerniera ad una certa altezza.
Con PCM si può effettuare la flessione verticale definendo tre punti fondamentali, sono la prima cerniera, la seconda cerniera e l'allineamento verticale del carrello. Ecco un'altra diapositiva dove si vede il passaggio dalla realtà al modello, cioè la lettura del quadro fessurativo che comporta una certa schematizzazione nel disegno sul CAD e infine il modello del cinematismo. Da qui poi si farà l'elaborazione col software per analizzare la capacità del macroelemento. Vediamo ora un caso molto interessante. Si tratta di un cinematismo a comportamento misto nel piano e fuori piano, è tratto da una pubblicazione dal manuale per la riabilitazione e la ricostruzione post-sismica degli edifici che la Regione dell'Umbria ha pubblicato dopo il terremoto del 97. Si tratta però di un esempio particolarmente interessante perché ci mostra come un quadro fessurativo che si presenta nel piano della parete, quindi non appare come un ribaltamento fuori piano, può essere interpretato attraverso una serie di cinematismi. E questo ci dice che la parte dei cinematismi in un software di calcolo è molto importante perché permette questo tipo di valutazioni senza necessariamente entrare dentro le analisi di resistenza come l'analisi pushover. Noi ricordiamo sempre che i cinematismi rappresentano la principale modalità di collasso degli edifici esistenti quando i collegamenti non sono garantiti nella struttura. E comunque certi quadri fessurativi, come quello che vediamo in questa immagine, sono proprio anche interpretabili senza ricorrere alle verifiche di resistenza, ma attraverso lo studio del cinematismo. Ecco, per vedere come. Passiamo alla diapositiva successiva, dove è incorporato appunto un video che ci illustra come è possibile definire questo tipo di comportamento. È stato costruito, come si può vedere dalle immagini, un modello architettonico. Questo modello architettonico è il presupposto per la creazione del modello cinematico. Creando il modello cinematico si potranno poi specificare attraverso i tagli i corpi coinvolti dal cinematismo. Ecco, per definire agevolmente i tagli si è deciso di segnare il quadro fessurativo attraverso i comandi CAD tramite delle linee che collegano gli spigoli e le parti della facciata dell'edificio interessate appunto da questo quadro fessurativo. Bene. A questo punto questi che vediamo in rosso sono i muri dove dovremo effettuare tagli. Per effettuare tagli possiamo fare dei tagli attraverso delle polilinee che, come quella che state vedendo, intersecano il paramento murario in modo ortogonale e ne effettuano il taglio. Ecco, una volta tagliata, come si vede, i corpi evidenziati da questi highlights in rosso rappresentano appunto singole porzioni che possono essere movimentate indipendentemente dalle altre. Ecco un altro taglio sul versante opposto dell'edificio e anche questo è finalizzato allo studio del ribaltamento della parte di edificio che si trova sulla destra. Ecco, effettuato il taglio, anche qui avremo dei corpi che possono essere indipendentemente considerati dal resto per effettuare il ribaltamento. Questi sono i nuclei di pareti che sono stati definiti dai tagli all'interno dell'edificio, ma inserendo ulteriori tagli è possibile anche rappresentare questi cunei spingenti interni. Una volta completato il taglio, abbiamo altre porzioni di muri che potranno essere utilizzati per lo studio dei ribaltamenti. A questo punto, il primo cinematismo che vogliamo studiare è un ribaltamento semplice della porzione a sinistra. Ora, per semplicità, supponiamo di considerare il paramento in tutto il suo sviluppo con questo cuneo che investe appunto le parti lesionate secondo lo schema che abbiamo rappresentato attraverso i tagli. Evidenziamo quindi i corpi coinvolti da questo cinematismo.
e qui otteniamo un certo coefficiente di sicurezza che è pari a 0,401. Cioè, ciò significa appunto che col 40% della PGA prevista per l'edificio si può innescare questo cinematismo. Successivamente a questo andiamo ad analizzare un altro ribaltamento. Il cinematismo 2 è il ribaltamento dal lato opposto sulla destra appunto dell'edificio, che consiste sempre in un ribaltamento semplice, stavolta appunto nelle porzioni di muro, comunque corrispondenti a tutto lo sviluppo verticale e a questo cuneo che abbiamo definito appunto nella parte della facciata. Ecco, l'insieme di questi muri che si vedono evidenziati in questo momento costituisce il cinematismo numero 2 che porta ad un coefficiente di sicurezza pari a 0,49, quindi un po' più alto del precedente. Ora, è interessante ciò che avviene, fin qui si tratta di due ribaltamenti normali, due ribaltamenti semplici, però ciò che avviene nella fase successiva del comportamento reale dell'edificio, descritto da quelle figure precedenti a cui tra poco ritorneremo, è molto interessante perché ci fa vedere come si è formata poi, rinvertendosi nuovamente il verso nella direzione sismica, si è formato appunto questo cuneo spingente retrostante che in realtà non va a formare un corpo unico che si muove con un ribaltamento semplice con tutto il resto. Ecco, questo sarebbe quello che succederebbe se il tutto fosse considerato come un ribaltamento semplice. Avremmo un coefficiente di sicurezza molto elevato, 1,44, ma che non è realistico perché in realtà io la lesione l'ho già avuta sulla parte iniziale di ribaltamento e quindi questo cuneo che si è formato all'interno seguirà un meccanismo di tipo nel piano appunto complanare. Ciò vuol dire che mentre il muro esterno di cui prima avevo valutato il ribaltamento singolo sta ruotando attorno all'asse alla sua base, la parte di cuneo retrostante scorrerà e ovviamente in modo congruente con il corpo che sta ribaltando, tra l'altro incontrando il lavoro negativo delle forze di copertura, dei pesi di copertura. E questo è il vero cinematismo che si innesca e che descrive appunto attraverso questa parte di cinematismo piano il coefficiente di sicurezza che è 0,58. Ben più piccolo appunto di quello che si aveva considerando un ipotetico cinematismo di ribaltamento complessivo. Quindi questa è ciò che accade nell'edificio e se noi torniamo alla figura precedente, vediamo che qui l'interpretazione nelle fasi 1, 2, 3, 4 era proprio questa, cioè nella fase 1 si innescava il ribaltamento verso l'esterno di questa parte, seguito a causa dell'inversione del verso nella direzione di riferimento che è parallela alla facciata, dal cinematismo che coinvolge questa porzione sul lato opposto. Dopodiché si apre questo cuneo retrostante che slitta, scorre attraverso il contatto con la parte più esterna che è ancora il ribaltamento. Questo è un cinematismo nel piano e come si vede quindi è stato descritto in modo compiuto attraverso un meccanismo di collasso specifico proposto da PCM che ci ha fatto giungere a un risultato indipendente anche dalla natura della resistenza, quindi non siamo entrati in un'analisi di tipo dinamico o push-off. Bene, dopo questo esempio molto interessante, abbiamo altri meccanismi di collasso che possono essere descritti. Questa è una tipica flessione orizzontale dove i corpi del cuneo del timpano o della copertura fanno cerniera di tipo cilindrico e comportano appunto un danneggiamento di questo tipo, che viene descritto attraverso sempre i tagli che vorremmo condurre secondo superfici appunto decise dall'utilizzatore del programma e con questa rotazione si permette appunto la descrizione di questo meccanismo. Ecco, dopo aver parlato del comportamento locale, siamo al comportamento globale. Il comportamento globale è quello oggetto di
maggiore impegno da un punto di vista di calcolo perché chiama in causa le analisi d'insieme della struttura e sono analisi lineari, ma più appropriatamente analisi non lineari, le cosiddette pushover, che descrivono in modo adeguato il danneggiamento progressivo. Si tratta sicuramente delle analisi più impegnative perché sono quelle che chiamano in causa la resistenza e il comportamento d'insieme della struttura. Questa è una tipica situazione di lesione per fessurazione diagonale, rilevata a Norcia nel terremoto recente. Queste sono immagini già note da tempo, tratta da un altro evento sismico, che comunque evidenziano bene quali sono i meccanismi nel piano, cioè il taglio per scorrimento, il taglio per fessurazione diagonale, che nel caso di murature a blocchi assume un andamento a scaletta, e il taglio per, scusa, il meccanismo di pressoflessione. Ecco, questi sistemi, insieme anche alle azioni ortogonali alle pareti che PCM può considerare, determinano un quadro fessurativo che è il danneggiamento incontrato lungo l'analisi non lineare, tale appunto da far condurre un confronto fra domanda e capacità. Ora, certamente è bene rilevare che questi aspetti sono sicuramente gli aspetti più difficili da trattare nel campo di un calcolo strutturale. Ora, come sempre, noi siamo portati a pensare che vi sia più importanza nelle parti più difficili, cioè tanto più un metodo di calcolo è complicato, tanto più è importante. Ora, vediamo di prenderla comunque con le molle questa situazione, perché i danni principali agli edifici in muratura, come ha dimostrato anche questo sisma, si verificano o a causa di murature disgregate di fronte ai quali i modelli di resistenza molto poco possono, oppure per cinematismi di singole porzioni, per attivazioni, cioè di crolli parziali. Solo dopo essere cautelati da queste cause principali, ripeto ancora una volta, ha valore un'analisi complessiva, quindi è bene dare all'analisi pushover il valore certamente importante che ha e comunque la massima attenzione nell'eseguirla a causa della complessità che presenta. Però è comunque una causa di crisi che chiama in generale appunto l'edificio a rispondere di fronte a situazioni dove è sempre possibile salvaguardare la vita. Le lesioni nel piano difficilmente corrispondono a crolli rovinosi. I crolli fanno capo soprattutto a cinematismi ed è da quelli che bisogna guardarsi con particolare attenzione. Bene, possiamo ora cominciare a parlare dei tipi di intervento, in quanto dopo aver visto tutto il quadro di impostazione della modellazione strutturale nella fase iniziale, cioè la fase di progetto che descrive lo stato attuale, dobbiamo anche rivolgerci ad uno stato di progetto, cioè ad un modello dell'edificio dove applicheremo un campo di interventi. Ecco, parlando degli interventi strutturali, possiamo fare riferimento a questo schema che è tratto dal decreto 65 relativo al sisma bonus, dove ci sono una serie di indicazioni relative agli interventi di rafforzamento locale e alle finalità appunto degli interventi. In particolare notiamo come vi sia l'obiettivo di perseguire un comportamento d'insieme regolare e scatolare. Questo è quanto spesso si richiede come obiettivo ad un consolidamento strutturale. Per comportamento scatolare si intende quello conseguito mediante il collegamento fra gli elementi murari e fra questi gli elementi orizzontali, che elimina o per quanto possibile limita i meccanismi locali fuori dal piano degli elementi murari. Per comportamento regolare si intende quello che mobilita per quanto possibile contemporaneamente le resistenze nel piano degli elementi murari principali. Quindi, più l'edificio è simmetrico, più ha muri simili tra loro, più ha un orientamento di pareti resistenti simile fra le due direzioni di riferimento, migliore è la sua regolarità. Chiaramente non sempre sono situazioni a cui si può giungere perché vi è una natura intrinseca della geometria dell'edificio oggetto di studio e quindi si potrà fare il possibile proprio soprattutto per garantire la scatolarità, più che la regolarità, che a volte è difficile da conseguire. Ecco,
queste descrizioni abbiamo visto prima il riferimento a murature in pietrame, questo è quello riferimento a murature in mattoni. In generale, appunto, vi sarà la necessità di posticipare meccanismi locali e di ridurre il più possibile i danni ai vari elementi. Ecco, nel comportamento globale noi possiamo intervenire essenzialmente su tre parametri fondamentali che determinano la risposta del nostro sistema strutturale, cioè la rigidezza, la resistenza e la duttilità. La rigidezza rappresenta l'inclinazione del primo tratto della nostra curva di comportamento, la resistenza rappresenta il valore massimo delle forze che l'edificio è in grado di incassare. E la duttilità rappresenta invece lo spostamento che l'edificio può sostenere sotto l'azione delle forze orizzontali. Ecco, questi tre parametri vanno variamente tra loro considerati nell'ambito dello studio dell'intervento e si preferisce lavorare principalmente su resistenza e duttilità, perché un incremento di rigidezza, come avviene per esempio in un intervento tradizionale di intonaco armato, può essere negativo in quanto l'edificio perde la capacità di deformarsi, che può avere appunto attraverso altri tipi di interventi e può anche alterare la distribuzione delle azioni. Quindi in generale si cerca per quanto possibile di intervenire sulle rigidezze solo nel senso di aumentare la regolarità della distribuzione delle azioni, quindi di compensare magari quelle zone che si trovano ad essere meno rigide di altre sul lato per esempio opposto del medesimo edificio. Mentre il lavoro degli interventi sarà prevalentemente sull'incremento di resistenza e di duttilità. Ecco, alcuni tipi di intervento sono le cuciture attive murarie, che realizzano questo impacchettamento attraverso nastri di acciaio inox anche presollecitati, e i vari interventi con fibre di carbonio piuttosto che compositi di nuova generazione. Per esempio la FRCM, cioè le fibre in matrice cementizia di acciaio, che possono avere numerosi vantaggi rispetto all'FRP tradizionale. Il fatto stesso che la matrice sia cementizia anziché una resina può garantire migliori prestazioni da vari punti di vista. Ecco, in PCM vi è la possibilità di specificare questi nastri attraverso delle opportune proprietà definite nei parametri di calcolo, ma anche nei singoli elementi strutturali. Quindi, questo dà luogo allo studio di specifici domini di resistenza, dove è molto evidente il passaggio da uno stato pre-intervento a uno stato post-intervento migliorativo. Questo diagramma vedeva infatti l'uscita di questo punto in rosso dal campo ammissibile delle sollecitazioni di pressoflessione. Lo stesso punto resta invece perfettamente incluso in quello che diviene il dominio della parete consolidata attraverso i nastri in composito. I nastri in composito sono molto interessanti anche per il presidio nei confronti di alcuni cinematismi di ribaltamento. Ecco una cerchiatura, infatti, in FRP con nastri orizzontali che di fatto impediscono o contrastano il ribaltamento del meccanismo. Questa è la modalità con cui viene descritta il PCM, le caratteristiche dell'FRP attraverso anche vari parametri, per esempio l'epsilon di rottura piuttosto che di distacco, le varie trazioni che possiamo considerare, riescono appunto a quantificare gli effetti di questo consolidamento sul cinematismo. Ecco, questa è un'osservazione abbastanza importante che è bene tenere presente, cioè qua un po' l'avevo accennata anche prima nel mostrare la foto di un meccanismo di flessione verticale, quando vi sono dei presidi in sommità si ha un passaggio dal ribaltamento semplice al meccanismo di flessione verticale con un moltiplicatore di collasso in aumento. Quindi, il ribaltamento semplice andrà verificato come primo passo. Una volta che siamo sicuri che questo può essere scongiurato dalle catene o dai collegamenti in sommità, dovrà essere considerata la possibilità di questa flessione verticale. Ecco qui un esempio dove questo meccanismo di ribaltamento semplice viene stabilizzato con le catene in sommità e di conseguenza si può attivare la flessione verticale
con altri valori del moltiplicatore. Quindi la nostra visione di questo processo progettuale fra realtà e modello vede questa sintesi di fasi operative. Abbiamo l'edificio nella sua realtà, il modello architettonico, che è la prima fase con cui vi è una rappresentazione attraverso il software dell'edificio. Poi questo si scinde in due parti di calcolo vere e proprie: il modello cinematico, dove si esaminano i meccanismi di collasso, molto importante ancora una volta, lo ripeto, e il modello strutturale, dove si eseguono le analisi modali lineari e pushover. L'analisi modale, per inciso, ricordiamo sempre che riveste un ruolo molto importante perché, anche se non dovesse essere poi seguita da analisi globali di tipo lineare o non lineare, permette di far capire come interagiscono dinamicamente le varie parti della struttura. Per esempio, nel caso di aggregati molto grandi o di edifici estesi, permettono di capire se singole parti si sconnettono tra loro, perché non vi saranno in generale relazioni di rigidità su tutto l'impalcato, e quindi il fatto che le masse vibrino localmente produrrà modi di vibrare e masse partecipanti che evidenzieranno come le diverse porzioni dell'edificio si muovono dinamicamente. Ecco, per finire su questa presentazione di realtà e modelli, abbiamo alcuni esempi molto belli di edifici monumentali che sono stati recentemente oggetto di studio anche attraverso PCM, dove si evidenzia appunto la lettura di un possibile quadro fessurativo e l'ipotesi di alcuni cinematismi. Ringrazio molto gli autori di questi lavori, in particolare per quanto riguarda il Palazzo dei Consoli di Gubbio. Si tratta di una tesi di laurea in ingegneria civile dell'Università di Perugia di Costanza Cecchetti. La tesi si intitola Il rischio sismico nei centri storici, edilizia alterata ed edilizia di pregio, un'applicazione al caso di Gubbio, correlatore il professor Borri e correlatore l'ingegner De Maria. Questo è un palazzo bellissimo di Gubbio che tutti voi conoscerete. Sono stati analizzati in questo esempio che portiamo qui come sintesi tre cinematismi: ribaltamento del cantonale nord-ovest, la pressoflessione ortogonale della facciata ovest e il ribaltamento della facciata sud. Ora, questi esempi che vi illustro nella parte finale dell'esposizione di questo intervento hanno lo scopo di farvi vedere come queste tecniche di analisi possono essere applicate anche a edifici monumentali particolarmente complessi. Non abbiamo parlato nell'intervento di edifici monumentali, ai quali peraltro sotto tanti aspetti si possono applicare le medesime considerazioni, ma ora ci preme appunto di far vedere proprio come lo studio dei cinematismi si presenta particolarmente appropriato anche in questi casi. Ecco, queste sono le lesioni rilevate per questo primo meccanismo. Vi sono anche scorrimenti dei conci, è evidente un caso di cuci-scuci, e quindi un quadro fessurativo che ha condotto allo studio di questo particolare cinematismo, che ha portato ad un indice di sicurezza, l'indicatore di rischio sismico, pari a 0,528. Questo invece è un meccanismo di pressoflessione ortogonale sulla facciata ovest del palazzo, che ha condotto un indicatore di rischio di 0,223. Questo qui è il ribaltamento della facciata sud, anche qui è stato individuato un possibile quadro fessurativo ed un meccanismo che ha portato ad un indicatore di 0,220. Passiamo a Palazzo dei Priori di Perugia, la Galleria Nazionale dell'Umbria. Gli autori di questo studio sono il professor Borri, l'ingegner Castori, l'ingegner De Maria, l'ingegner Sisti e l'ingegner Vetturini, che ringrazio sempre per la disponibilità. Questo è un modello molto complesso, come si vede, perché è veramente articolato dell'edificio, che ha permesso anche lo studio di proprietà dinamiche. Vedete, è fatta analisi globale con PCM. È stata poi eseguita anche proprio l'analisi pushover e confrontata con un FEM avanzato, in questo caso era Strauss 7. Sono molto importanti anche questi confronti, non tanto tra programmi analoghi, ma tra programmi di fascia professionale e quelli di fascia di ricerca, come appunto Strauss, che permettono appunto la identificazione dei principali danneggiamenti. Ecco, l'analisi dei meccanismi di collasso con PCM è poi stata condotta anche su questo edificio. Terminiamo con la rocca albornoziana di Spoleto. Coautori dello studio sono il professor Borri, l'ingegner Castori, l'ingegner De Maria, il professor Gian Antoni e l'ingegner Sisti. È anche questo un complesso monumentale molto bello. Si è realizzato un modello che ha
la pretesa di dare qualche informazione, ma certamente poi la verifica di sicurezza, piace ricordarlo appunto insieme agli autori di questo studio, è quella del modello più che quella dell'edificio reale. Per questo è importante farli con molta attenzione questi modelli e studiare dei comportamenti attendibili. Anche qui sono state condotte delle analisi globali per capire le singole porzioni di questo complesso, come si comportano, anche separatamente l'una dall'altra, e per comprendere appunto i meccanismi locali. Bene, a questo punto siamo giunti al termine di questo intervento, facciamo un piccolo riepilogo delle proprietà di PCM. PCM è il software dedicato alla progettazione delle costruzioni in muratura che riguarda sia edifici nuovi che esistenti, vari tipi di muratura, ed è particolarmente specializzato, come avete visto, per questi interventi di consolidamento per la vulnerabilità e la classificazione sismica. Molto avanzata la parte di analisi cinematica, sulla quale noi crediamo tanto perché rappresenta davvero una parte molto importante nella messa in sicurezza di queste tipologie di edifici. Il modulo base contiene la modellazione architettonica e la possibilità di eseguire l'analisi cinematica. Le estensioni prevedono l'analisi globale, che contiene tutte le analisi di resistenza, lineari e non lineari. Il modulo ECS, elementi costruttivi storici e monumentali, che contiene elementi appunto tipici di queste strutture come archi e volte, colonne, muratura e torri, e un altro modulo riservato appunto alle aperture e alle cerchiature, i telai di rinforzo che talvolta vengono utilizzati anche in maniera abbastanza diffusa negli edifici, vanno sempre usati con attenzione, però indubbiamente sono interventi che spesso possono essere presi in considerazione. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento ad una prossima occasione e comunque per maggiori informazioni potete rivolgervi sempre al mail info@edes.it, per telefono ci trovate allo 0571 40 10 73 e comunque vi invitiamo a consultare periodicamente il nostro sito www.edes.it. Anche i non utenti di PCM chiaramente possono scaricare il software e scaricare anche il supporto che contiene tutta la documentazione. Quindi, facendo poi girare il software in modalità freeware, accederete a tutta la documentazione, inclusa l'illustrazione dei vari aspetti che sono stati citati nel corso di questo intervento. Ancora un saluto e a presto.